Sono stati presentati stamattina a Nuoro i risultati del progetto sul bilinguismo sardo-italiano e sull'interazione con i processi linguistici e cognitivi nei bambini dai 6 agli 8 anni. Una ricerca svolta in provincia di Nuoro dall'Università di Edimburgo, finanziata dalla Regione e coordinata dalla Provincia, in collaborazione con gli istituti comprensivi. Il lavoro sul campo è stato svolto dalle ricercatrici Manuela Mereu e Antonella Sorace dell'Università di Edimburgo, in collaborazione con la ricercatrice Maria Garraffa. All'incontro sono intervenuti, oltre agli operatori linguistici, l'assessore regionale alla cultura Claudio Affirino, il capo di gabinetto Giuseppe Dessena e l'assessore provinciale alla cultura Gianfranca Loggias. Dottoressa, l'importanza di questa ricerca e quali risultati ha dato? Questo è il primo studio sui bambini, diciamo, dell'inizio della scuola elementare che prende in considerazione i vantaggi sia linguistici che cognitivi del bilinguismo. E quindi è una ricerca importante perché dimostra che i bambini bilingui, nel corso del tempo acquisiscono un vantaggio non solo per quanto riguarda il linguaggio, e quindi il loro italiano non è inferiore a quello dei monolingui, ma è addirittura superiore rispetto a certe strutture, ma anche proprio in termini di flessibilità del cervello. La ricerca si è sviluppata appunto nel centro della Sardegna perché è qui che si trova più, diciamo, più bambini bilingui che crescono con il sardo e poi l'italiano, anche a volte successivamente. Quindi la ricerca dimostra che, il sardo, il bilinguismo con il sardo è un vantaggio, è un privilegio, è un'opportunità da non perdere. Esistono ancora dei pregiudizi nei confronti della lingua sarda, del bilinguismo in generale, ma in particolare, diciamo, del bilinguismo italiano-sardo. E lo studio, diciamo, che oggi viene presentato dimostra che invece è esattamente il contrario, cioè la conoscenza contemporanea, quindi di italiano e sardo, ha notevoli vantaggi, non soltanto da un punto di vista linguistico, ma più in generale da un punto di vista cognitivo. I bambini bilingui hanno, come dire, delle possibilità maggiori rispetto ai bambini monolingui. Un privilegio da coltivare, quindi. Assolutamente sì, da difendere e da portare avanti sempre con maggiore energia, con politiche appunto tese proprio a questa difesa e a questa valorizzazione.